sto caricando. È partito. Ecco, è partita, perfetto. Ok, buonasera a tutte e a tutti. Abbiamo convocato questa commissione per, come avete visto, quel punto di costituzione della servitù di passaggio di elettrodotto. Quindi io direi di cominciare con l'appello e poi l'approvazione del verbale. Poi dopo spieghiamo sinteticamente cos'è, anche se insomma dalla delibera si evince abbastanza. Sì, perfetto, procedo. Buonasera intanto a tutte e a tutti. Procedo con la chiamata in appello per la registrazione delle presenze. Sono le 18:37, siamo in inizio seduta. Bertaccini, Presente. Pieti, Presente. Guaiba, Presente. Zanioni, Presente. Lelli, presente, Adani, Presente. Guglielmi, Graziano, Presente. Falco. Presente. Benissimo, sono presenti collegati con noi il responsabile d'area, programmazione, realizzazione, gestione e cura del territorio comunale, il geometra Stefano Cremonini. Sono con noi il consigliere della municipalità di Monteveglio, Cristian Rinaldi, delegato. Esatto, delegato dalla Presidente Isabella Fabbri, con nota protocollo 53-178 del 6-10, e il Vicepresidente della Municipalità di Crespellano, Masetti. Bene. Procediamo, sempre a favore di verbale, diamo per letta il testo sull'informativa della privacy. Sì, ecco, su questo punto vorrei dire una cosa, d'ora in avanti, col fatto che è intervenuta la modifica del regolamento sulla videoconferenza che tutti, conosciamo perché tutti abbiamo approvato, e diremo, e sarà riportato nel verbale, una formula un po' diversa, nel senso che è vero che dal regolamento del Consiglio Comunale le commissioni devono essere quantomeno audio registrate. Noi finché siamo in Meet procediamo a videoregistrazione perché è più comodo dal punto di vista tecnico, però è chiaro che per quanto riguarda l'identificazione dei consiglieri vige il nuovo regolamento, quindi chiaramente la questione della webcam, quindi non diremo più chi non volesse essere ripreso spenga la webcam, perché la webcam almeno nei momenti salienti che sono stati indicati dovrebbe essere accesa, salvo dei malfunzionamenti. Diremo però che se qualcuno non acconsente ad essere videoregistrato, si procederà solo ad audioregistrazione, nel senso che l'ufficio poi estrarrà dalla videoregistrazione solo l'audio e caricherà sul sito solo l'audio. Quindi questo per informare i consiglieri che, qualora non volessero essere ripresi, verranno ripresi ma non verranno pubblicati. Ecco, diciamo in questo. Bene, allora procediamo invece con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione del verbale della seduta della Commissione consiliare urbanistica, ambiente, territorio, agricoltura e sicurezza del 17 luglio 2023. Lo diamo per letto. Sì, se ci sono degli Esatto. interventi. Procedo con la chiamata in appello. Bertaccini, Favorevole. Pieti, Favorevole. Gaiba, Favorevole. Zagnoni, Favorevole. Lelli, favorevole, Adani, Favorevole. Guglielmi, Favorevole. Graziano, Favorevole. Falco. Favorevole. Bene, il verbale viene approvato all'unanimità con 16 voti favorevoli. Bene. Allora, passiamo adesso al secondo punto, all'ordine del giorno. Se Silvia mi fai la cortesia di leggerlo tu. Sì, leggiamo il titolo: Costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto e di passaggio per cabina elettrica denominata Calamandrei 7652-23, linee elettriche afferenti nel comune di Valsamoggia, tra il comune di Valsamoggia ed E distribuzione. Grazie. Ecco, come dicevo, se avete letto la proposta di delibera che era allegata, insomma, è abbastanza evidente, si tratta di una costituzione di servitù di elettrodotto e poi di passaggio in favore di e distribuzione, perché vi è la necessità in via Calamandrei, quindi di
nel comparto dove c'è la scuola elementare di Crespellano, e di realizzare una nuova cabina elettrica per nuove utenze e comunque aumenti, possibili aumenti di potenza. Di conseguenza viene costituita questa servitù di elettrodotto per quanto attiene i cavi che verranno depositati e invece di passaggio per garantire distribuzione l'accesso libero alla cabina per ragioni di manutenzione. Ecco. Quindi questa è essenzialmente la delibera. Non so se ci sono degli interventi. Dico anche che l'integrazione che avete visto per posta elettronica è dovuta al fatto che a seguito dell'elaborazione della delibera è intervenuta una modifica catastale, ossia un frazionamento, quindi erano cambiati i mappali che erano indicati. Se non ci sono interventi, pongo il punto in votazione e chiedo alla consigliera Lelli di fare l'appello. Sì, eccomi qua. Allora, come sempre chiedo alle consigliere di minoranza se non partecipano al voto. Sì, io confermo, voto. Non partecipo. Confermo. Ok, benissimo. Collega Graziano, lei partecipa? Non abbiamo sentito. Non abbiamo sentito, però io voto. Direi di sì. Okay. Ok, benissimo. Allora procedo con la chiamata in appello, andiamo in approvazione del punto appena illustrato. Bertaccini. Favorevole. Pieti. Favorevole. Gaiba. Favorevole. Zagnoni. Favorevole. Lelli. Favorevole. Graziano. Favorevole. Il punto viene approvato con 11 voti favorevoli. Bene, a questo punto io ringrazio tutti quanti sono intervenuti e buonasera a tutti e a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buona serata a tutti. Salve.